Siamo nel pieno del maggio dei monumenti 2013. Questa alle nostre spalle è la famosa chiesa di San Filippo Neri, ovvero dei Girolamini, che è stata recentemente alla ribalta internazionale per la nota questione del grave furto subito all'interno della sua biblioteca. Rigogliosa fioritura di radici selvagge che spaccano praticamente ogni cosa e quindi arrischia, diciamo, seriamente l'architettura. E questa è la chiesa di Santa Maria della Colonna, meglio conosciuta come Santa Maria dei Poveri di Gesù Cristo, una delle oltre 200 chiese chiuse nel centro storico di Napoli da oltre 30 anni, diciamo dal terremoto ad oggi. Siamo nel cuore del Decumano Maggiore, si può ammirare la targa quasi sommersa dai rifiuti, dei bidoni, della spazzatura. Siamo qui a Piazza Riario Sforza, che ospita la guglia di San Gennaro, quindi il patrono della città. Questo è l'ennesimo scempio ai danni di un'altra importante chiesa di Napoli, Santa Maria della Pace, che è perennemente mortificata dalla spazzatura. Questo è il tracciato più importante della città, Spacca Napoli, attraversato da migliaia di turisti. Non vi è traccia alcuna di brochure, cataloghi, illustrazioni che aiutano i visitatori della città nell'itinerario del Maggio dei Monumenti. Nessuna chiesa è aperta, attenzione, nessuna chiesa è aperta, siamo nel Maggio dei Monumenti. Non si fanno una decina di passi che si incontrano porte di chiese diroccate, chiuse, abbandonate. Anche questo portale dell'ennesima chiesa che troviamo nel cuore del centro storico di Napoli, come si vede, è stato divelto e portato via. Dovevano essere aperte nel Maggio dei Monumenti, perché sono state affidate, diciamo, ai religiosi, alle associazioni, ai custodi dei vari enti e delle varie istituzioni, ma come abbiamo potuto vedere le abbiamo trovate chiuse. San Biasiello alla Vicaria, altra piccola chiesa di una Napoli che non c'è più, faceva parte un po' di anni fa dei programmi delle chiese da rimettere a posto, non ha avuto fortuna. Qui abbiamo due chiese che si aiutano l'una con l'altra. Questa sta per crollare, si è intervenuti con questa, diciamo, faraonica struttura di ferro. L'unico aiuto quindi le viene dalla forza che deriva su quest'altra sponda dalla chiesa di Sant'Agrippino, che l'aiuta a non cadere. Queste colossali installazioni di ferro attorno a questa enorme chiesa Sant'Agostino alla Zecca nascondono un altro dei fenomeni più strani. Questa chiesa è in pratica da oltre 30 anni oggetto di restauro. In altre parole, questo genere di pietre così disegnate non le troviamo da nessun'altra parte di Napoli, d'Italia e del mondo. C'è la cosiddetta formula autocapione, insomma, dove praticamente ogni spazio poi diventa proprio di chi lo rivendica. Si può notare la violentissima modifica strutturale avvenuta, diciamo, ai danni della chiesa, che è stata letteralmente sfondata da un balcone che ha penetrato la parte alta della chiesa. Perché Napoli è il più grande centro storico d'Europa e dal 1995 patrimonio mondiale dell'umanità. Il piano di gestione è un documento ed è uno strumento fondamentale per tutte le città dell'UNESCO, perché, lo dice la parola stessa, è un piano di gestione che mette a sistema un territorio così fatto, un piano di gestione che ha calmato, tra virgolette, le ira dell'UNESCO, che voleva addirittura escludere la città di Napoli dalla famosa Heritage List per le gravi inadempienze di questa città. Il piano di gestione non è stato attuato, la città degrada sempre di più e quindi il problema sembra veramente più serio e più grave di prima. Il cortile della Basilica di Santa Chiara non è granché
a posto, forse solo per il gravissimo problema dei graffiti. Il problema dei graffiti è una lunga striscia di inchiostro che va addirittura dalla piazza del Plebiscito e quindi attraverso, come vediamo, il centro storico di Napoli, le chiese, le più belle chiese e via dicendo, in una lunga e terribile striscia, un fiume vero proprio di inchiostro di vari colori. Uno studio di comparazione, un'analisi di comparazione con varie altre città d'arte in Italia e dal quale purtroppo si è potuti poi arrivare a un triste risultato. Napoli ha il record assoluto tra le città d'arte di graffiti e quindi di danni provocati dal cosiddetto fenomeno dell'inquinamento grafico. Addirittura a Napoli 9 monumenti su 10 risultano disturbati, sfregiati dai graffiti. È una chiesa che quando è aperta vale la pena sicuramente di visitarla. È singolare che quello che alla fine è proprio il sagrato della chiesa è allo stesso tempo un parcheggio comunale per i motorini degli agenti della vicina questura di Napoli.